Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su SnowRunner. Allora, ci facciamo la successiva missione che abbiamo già visto nell'episodio precedente. Dobbiamo appunto andare a prendere dei componenti. Ve la faccio rivedere un attimo al volo. E ce li riportiamo, anzi non era questa, perché questa ci dice di riportarli al magazzino, ma era... montaggio? No, era uno che ci portava dall'altra parte. Ora non mi ricordo qual era. Questa qui, ricambi consegna parti per trivelle. Ok, andiamo sempre qui nell'area di servizio. Ci prendiamo queste parti che più che altro sono 4. E mi sa che ci dobbiamo portare appresso un rimorchio a questo giro. Eh sì. Mi sa proprio di sì, perché sennò dobbiamo farci due volte sta strada avanti e indietro. Ok, e comunque dobbiamo riportarle nella mappa successiva, quindi per forza di cose ci andiamo a prendere un rimorchio. Per nostra fortuna c'è qui il negozio per rimorchi a nostra... No, questo direi di no. Questo direi di no. E... che cos'è? Stanno di... enormi, cioè guarda questo cazzo di cosa che ce devo portare qua sopra. Resime rimorchio super pesante, semi rimorchio a pian piano basso, rimorchio per mezzi pesanti. No, ma serve un rimorchio normale, un rimorchio con pianale o con cassone. Con cassone che costa pure di meno, vai. Ok, perfetto. E andiamo, dai. Spero che non sia una cacchiata questa, perché insomma, portarci comunque un rimorchio dietro è comunque un peso in più. Tiriamo sull'asse che per il momento non ci serve e ci dirigiamo appunto nella zona di carico. Dobbiamo fare la stessa strada che abbiamo fatto in precedenza per la missione lì verso la segheria, ma dobbiamo proseguire un filo più avanti per l'area di servizio. Andiamo, quindi era sulla sinistra. Poi strada facendo magari facciamo pure un po' di rifornimento, tanto il distributore è lungo la strada che dobbiamo comunque percorrere per andare dall'altra parte, e quindi ci facciamo un po' di benzina che non fa male. Mamma mia, drift per il nostro rimorchio dietro, perché ovviamente scivola. Ok, piano qua. Perfetto. Allora, bisogna scendere. Poi davanti alla segheria, invece di girare a sinistra per entrare, andiamo a destra e proseguiamo giù dritti. Purtroppo, ecco, dobbiamo portarci dietro il rimorchio, appunto perché altrimenti avrei dovuto... Oh, beh, avrei dovuto fare la doppia... Aia. Beh, stava partito in maniera facile. E non de qua. A parte che ero entrato qua prima. Sì, ero entrato diciamo dalla secondaria. Ma devo proseguire avanti. Dicevo, se no avremmo dovuto fare due volte la strada. E direi che non era il caso. Tanto tutta questa zona è asfaltata, quindi non è un problema, anche se ci portiamo dietro qualche altro peso. Dall'altra, spero che non lo sia, insomma, quell'altra è già un po' più impicciata come mappa. Comunque, eccoci qua al centro servizi. L'altra cosa enorme che dovremmo portare è appunto questo qua, questo mega gru che è veramente enorme, e ci sarà da divertirsi e portare dietro sta gru là. Però una cosa alla volta. Per il momento andiamoci a prendere i ricambi per trivellazione, li mettiamo anche dietro nel rimorchio, così siamo a posto. Ah, qua c'è anche il rimorchio per le riparazioni, attenzione, potrebbe tornarci comodo, cioè sparendo non dover usare, però in caso di necessità avercelo da sta parte, insomma, non è male. Infatti abbiamo sbloccato il rimorchio. Perfetto, perfetto. Allora, ora dobbiamo ritornare su, quindi
ci rifacciamo tutta la strada, ovviamente a ritroso, e poi imbocchiamo una volta arrivati su in cima. Quindi andiamo a risuperare il ponte che abbiamo sistemato qualche episodio fa. E poi gireremo a sinistra, se non ricordo male. Ora, strada facendo, come vi ho detto prima, andremo a fare rifornimento. Bada. Ok. Per fortuna, come vi ho detto, la strada è abbastanza asfaltata, quindi insomma ci sono qualche pietra qua, insomma qua in salita, tutto a posto, però non ci sono grosse problematiche. Ora la vera sfida poi sarà per la missione successiva. L'avete visto, quel rimorchio enorme che era di fronte a noi, lo dovremmo portare nell'altra mappa, e lì insomma sarà una bella sfida anche per il nostro camion. Andremo a vedere effettivamente la potenza che ha insomma questo camion che ci hanno regalato con l'ultimo DLC che è uscito, perché insomma adesso insomma, sì, stiamo portando camion, insomma già adesso si vede che siamo in quinta marcia. E aspetta un attimo, già siamo arrivati? No, da là. Eravamo in quinta marcia e con insomma rimorchio dietro senza nessun tipo di problema. Era È vero anche che siamo anche sull'asfalto, quindi insomma, una volta che ha preso il via, difficilmente riesci a bloccarlo, però con quei rimorchi enormi la sfida sarà sicuramente più ardua e anche forse pure più divertente, chissà. Ci è già capitato di portarlo un rimorchio del genere nella prima zona, se non ricordo male. Ed è stata una bella sfida, perché comunque il rimorchio è basso, si passa su punti un po' più rialzati, tocca e struscia sotto, quindi poi non cammina, e quindi c'è un po' da ingegnarsi sul da farsi. Intanto famo rifornimento, che fa sempre comodo, anche se comunque c'era, però nel dubbio meglio farla, non si sa mai. Ok, perfetto. Attenzione qua. Attenzione qui. Ok, ecco il ponte. Ora qui andremo a sinistra per imboccare la galleria che ci porta nell'altra zona. Ora non so del là dove effettivamente dovremmo andare a consegnare, spero un po' vicina la nostra destinazione. Perché non mi va insomma di infilarmi in strade dissestate con questo camion, insomma. Ok, andiamo verso Porto Nord e andiamo a vedere soprattutto dove dobbiamo andare a consegnare. E allora, consegna alla fabbrica. Caspita, non è che sta proprio vicino vicino. Allora, vediamo un attimo. Noi partiamo da qui, quindi proseguiamo avanti e gireremo qui, perché una strada comunque asfaltata già, ma è veramente troppo lunga, direi di no, e quindi per forza di cose prenderemo la secondaria. Scendiamo giù, svoltiamo sulla destra e poi proseguiamo, e poi vediamo, insomma, perché insomma tocca fare un po' di strada, ma soprattutto qua bisognerà stare un po' attenti. Vabbè, non rendiamo le cose troppo semplici, no? Che caspita. Altrimenti non c'è divertimento. Intanto mettiamo le quattro ruote motrici, che tutte le volte che si cambia zona le va a togliere. Stiamo attenti qua. Ok, quindi riscendiamo. Qui abbiamo detto sulla destra. E poi si prosegue più che altro lungo la strada principale. Eccoci. Dai così, dai così. Dai camion, non deludermi ora che stiamo veramente alla prova del 9. Abbiamo addirittura anche un rimorchio che ci dà dei fastidi, però noi siamo temerari e sfruttiamo la potenza bruta per superare qualsiasi tipo di ostacolo. Tra l'altro non consumo manco tantissimo, insomma, questo come chiamate? Quinta marcia. Cerchiamo di. Ecco, ma ci siamo un po' mezzi affossati perché devo cercare di stare sul terreno più duro, ovviamente.
Ok, credo sia un po' San Pedritto. Sì, non avevo visto svolte. Ah, là c'è pure la bella salitella. Quella potrebbe darci qualche rognetta, in verità, eh. Quella forse dovremmo chiedere aiuto al varicello per tirarci un po' su. Detto, qui c'ho l'asse che effettivamente non è che tocchi moltissimo sotto. Anzi, no, me l'ha abbassato. Aspetta un po'. Perché col fatto che ha resettato tutto, ovviamente mi ha tirato giù pure quello. Ok, infatti. Sembrava strano che girasse un po' a cavolo. Ok, allora dai, imbocchiamo sta salitella ora. Lui la sta a fare in seconda. Perché finché non si blocca del tutto, non cambia assolutamente. Vuole far vedere che gliela fa pure in seconda, ma poi arriverà una certa che ti mette per forza la prima. O non mi fate premere il freno, però forse, ragazzi, gliela fa pure in seconda. Attenzione, eh? Attenzione. Abbiamo un po' delle ruote che strusciano sul terreno. Che dici, volevo mettere la prima? No, ha deciso di no. Vediamo un po' se adesso. Ok, però purtroppo se siamo fermati. Allora, aspettate. E mettiamo ridotte, blocco differenziale e via così. No, se siamo appantanati. No, aspetta, mi servirebbe qualcosa. Cacchiarola. Dai, dai, cacchio. Aspetta, vediamo un po' indietro. Ok. Vai in avanti. Che mi sono messo su qualche buchetto del cacchio. Non è che sta cosa del sospensioni conviene. Vabbè, a parte su e giù, ma stiamo in salita. È uguale, toccherebbero uguale. Però ce l'abbiamo fatta, eh? Perché purtroppo quelle ruote lì, quelle centrali, non hanno motricità. Quindi sono lì e girano così, come se fossero del rimorchio. E quindi alcune volte possono essere addirittura un ostacolo. Anche se insomma adesso tirate su o tirate giù è uguale, perché essendo comunque in salita, vedete, toccano ugualmente per terra, però forse una cosa è toccare magari leggermente, una cosa se effettivamente c'è il peso sopra. Quindi adesso possiamo mettere giù anche in maniera anche il cambio in maniera automatica ed eventualmente rifarle scendere. Ok. Ok, perfetto. Allora vediamo un attimo la direzione. È corretta. Qui poi dovremmo proseguire. Praticamente andiamo sempre dritto finché non arriveremo qui. Che non me lo mette dove sto puntando? Che cazzo. Allora, punto da una parte e me lo mette da un'altra. Ok, quindi è praticamente sempre dritto senza lasciare, diciamo, la strada principale. Secondo me questa cosa mi penalizza più che aiutarmi. Tiriamolo un attimo su queste sospensioni. Vedi che mi penalizza. Non lo so. O c'è qualche aggiunta che mi permette di magari dare motricità pure su quelle ruote, perché alla fine quando le metto è più insomma, è peggio. Oppure funzionano meglio soltanto sui terreni asfaltati, e quindi dove non hai, diciamo, troppo attrito e non hai il rischio che ti rallentino, perché vedete ora che l'ho tolto va bello, bello spedito, anche se ogni tanto toccano sotto. Però, anzi, se ne sapete magari qualcosa di più, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti, così vediamo un po' come poterle utilizzare nel miglior modo possibile. Perché comunque sia, quando le andiamo ad abbassare, si vede che il pianale si alza un pochettino, è come se si livellasse meglio. Perché comunque c'è un sostegno anche sulla parte centrale. Però ecco, alcune volte è pure peggio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a passare questo guado in maniera tranquilla. Siamo di nuovo in seconda marcia. Vedete che abbiamo fatto bene a far benzina, perché insomma qui non ci sarebbe stata la possibilità di farla. Qui già diventa un filino un po' più impegnativa.
voglio evitare, diciamo, fino a che possibile l'uso del vericello. Stavamo comunque riuscendo piano piano, anche perché insomma non è che stiamo a fare una corsa. Dai, 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 che ce la fai. Vai, che ce la fai. Io credo in te. Cerchiamo del terreno un po' più duretto per avere un po' più di presa. Dai, che ce l'abbiamo fatta. Vedete quanto siamo forti. Direi prova strasuperata di questo camion. Mamma mia, che zone, però, qua, eh. Addirittura proprio neve perenne, e qua potrebbe già essere un po' più un problema. Forse dovrebbe essere già un po' più un problema. Allora, blocco differenziale, perché ho visto che stava un po' girà a vuoto le ruote. Dai, 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 anche per abbattere un po' i consumi, perché sennò iniziano a girare a vuoto e comunque se sta un po' fermi consumiamo un boato, ma stiamo sempre là. Cerchiamo di darci anche una mano, magari. Ok, niente, abbiamo tirato giù un po' di alberi, ma ok, questo è già un po' più resistente. Perfetto, staccate. Andiamo di nuovo su automatico e via così. Vai, vai, vai con la pura potenza ora. Ok, dai, grandissimo. Direi prova strasuperata per il nostro fidato camion che si è guadagnato la pagnotta, assolutamente. Beh, qua altra zona piena di neve, però comunque lì poi imbocchiamo la discesa. Vediamo se riusciamo ad agganciare senza fermarci magari qualche albero. Avrei aspettato quello davanti, esatto, quello. E non volevo fermarmi a sceglierlo manualmente, quindi speravo nella buona sorte di prenderlo in maniera automatica, ma non è stato così. Dai, 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 cavolo. Allora, vediamo un attimo. Siamo nella direzione, sì, è corretta. Purtroppo un passaggio un po' più ostico questo. Ok. Perfetto, vediamo qui a sinistra. Ok, passaggio nell'acqua e poi dovremmo quasi essere arrivati, insomma. Si passa veramente ogni tipologia di terreno, dalla neve all'acqua al fango. C'è veramente di tutto in questa mappa, ma soprattutto in questo tragitto. Dai, 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 io spero che non devo portare quel camion con la trivella qui alla fabbrica, perché sennò sono veramente dolori. Sono veramente dolori là, specie per quel tratto in salita. Vabbè, non mi ci fate pensare, perché spero non sia qui. Non ho visto effettivamente dove dovrei portarlo, ho visto solo dov'era e per capire insomma dove andarla a recuperare, però diceva di portarla da questa parte, quindi insomma un po' di dubbio ce l'ho. Ok, qui altra zona innevata. Dai, dai, dai. Mamma mia, dai. Dai, che non possiamo fermarci qui. Fai blocco differenziali ridotte. Dai, che ce la facciamo, piano piano, ma ce la facciamo. Lanciamoci per un pochettino qualche aiutino. Non troppo, sennò li rompiamo e poi quando passiamo la volta successiva non ci stanno. Ecco, infatti ho parlato. Dai, ottimo così. Rivai di automatico, ma appena prende un attimo grip le ruote anteriori. Ok, dai, che ci siamo. Vedo la fabbrica in lontananza, dai. Purtroppo non c'è un'altra strada. E cioè, c'è quella venendo, diciamo, da sopra, ma è decisamente più lunga. Famo veramente la panoramica così. Però
Quindi non è il caso. Ok, eccoci qui alla fabbrica. Mo giriamo a destra e andiamo a consegnare i nostri ricambi per trivellazione. Qua se vedete che gli ho lasciato pure un altro rimorchio. Poi ci affiancheremo anche quest'altro. Lascio i rimorchi sparsi un po' per in giro per la mappa. Allora, gestione carico 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Un lavoro ben fatto con la tua ricompensa. Ok, 4.400 di dollari e 470 stelline, che non sono affatto male. Allora, questo magari lo parcheggiamo un pochettino alla bene meglio qua. Lo stacchiamo. Stacca rimorchio, perfetto. Ops, cazzo che botta. Allora, lui ovviamente ce n'ha dato già un'altra. Caduta di piede, consegna il punto della caduta di piede, longarine per uno. Però credo che ci abbia dato una missione di qua. Vediamo un attimo cosa ci ha dato. Questa? No. Caduta? Ah no, aspetta, questa è una missione secondaria. No, assolutamente non voglio farle. Allora, consegna al villaggio. Vediamo un po' cosa. Fiume di montagna. Fiume di montagna è l'altra zona. Ok. Dovremmo portare il cemento da recuperare qui al magazzino e i consumabili. Consumabili però sono anche dall'altra parte, senza che eventualmente andiamo a prenderli qua. Però non so se effettivamente. Allora, aspettate un attimo. Perché mi sa che il cemento non c'è sta. Ma qua non mi fa manco vedere i consumabili. Possibile che qua non ci sono? Sotto servizi, magazzino. Se c'è un magazzino, ci sarà pure i consumabili. Ma qua non me li fa vedere. Non mi ci porta in maniera automatica. Però se qua li accattia. Però i consumabili qua dice solo porto. E il cemento qua al magazzino. Forse più il cemento troveremo di là. Va bene, altrimenti abbiamo smontaggio della trivella, che è quella che abbiamo visto prima. La dovremo portare al porto. Là sarà un po' complicata, però per la strada del porto effettivamente c'è tutta questa qua che è comunque asfaltata. L'abbiamo sbloccata, quindi ci siamo già andati più di una volta. È semplicemente un po' lunghetta ed è un po' una rottura di scatole, però credo che ci faremo questa, ragazzi. Allora, prima di salutarci, ci andiamo a recuperare il veicolo, che lo portiamo qui in garage. Ci andiamo a mettere una personalizzazione perché ci serve il giunto. Non mi ricordo se è quello grande o quello piccolo, quello alto. Ok, quindi non è grande o piccolo, ma alto o basso. E quindi componenti telaio, giunto alto. Eccolo qua. Ok. Proviamo pure quello basso. Ma ok, perfetto. Cioè, tanto so gratis, l'abbiamo giusto sbloccati. Perfetto così. Quindi il prossimo passo sarà quello di andare a recuperare il rimorchio nell'altra zona. Ci andremo con questo camion per poi riportarlo qui e consegnarlo al porto. Sarà una bella sfida, però ce la faremo come abbiamo sempre fatto. Di nuovo, io ragazzi vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo. Vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. In alto a destra trovate la i che vi riporta la playlist di tutti i video di SnowRunner. E di nuovo io vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!